particolare di due, uno di Roma e uno di Milano. Esatto, ma anche, attenzione, anche Bari. Anche Roma, Bari, Roma e Milano sono stati quelli però che hanno lanciato. Il primo in assoluto è a Roma. A Roma. A neanche Roma. Troppo lontano da qui. Ma dai. Al civico 30 di via Giovanni da Castel Bolognese, zona Porta Portese, nel centenario Palazzo dei Ferrovieri, c'è una all'interno del lavatoio. Sì, il lavatoio, certo. Che hanno il lavatoio. E stranamente non è stato condonato. Esatto, sì. Di solito la prima fortuna è quella. Ho un attico. Che è motivo di lite, generalmente di cause, eccetera, eccetera. C'è una condoteca. Una condoteca, cioè? Una biblioteca di condominio. Una condoteca, bello. E i libri, esatto, chi li porta? I condomini? I condomini, naturalmente. C'è una condomina che ne ha le chiavi e che ha deciso di aprire questa cosa qualche tempo fa. E ha fatto un appello ai residenti, ha chiesto, per esempio, poltroncine, sedie, tavoli e libri. I libri, doppioni, soprattutto libri, quelli che non, certo, leggi, che più, non leggi, quelli più, che vuoi mettere a disposizione, una specie di book crossing condominiale. Ma attenzione, non è aperto solo ai condomini, eh? Cioè, ormai era chiuso, però in zona gialla sì, in zona rossa ora il meccanismo è un po' più ingegnoso, sì, perché praticamente devi citofonare, chiedi il libro, chi ha le chiavi scende, lo lascia sul pianerottolo, tu lo prendi. Ma che prima bello. I condomini si riunivano nel lavatoio e non c'era solo la discussione sui libri, no? Ma erano stati organizzati i corsi di cucito, di ma samba, che figata, di, esatto, bellissimo, una specie di vita condominiale un po' più viva rispetto a quella, sì, perché partono da